E 0000 e iniziamo la diretta. Esta Los Cocomerones, las cocomeritas della diretta en salida. Abbiamo avuto dei piccoli problemi tecnici, speriamo che non ritornino poi durante la diretta. Abbiamo avuto vabbè, insomma, un disturbo della linea. Speriamo che non riaccada dopo in diretta. Maestro, quello che vedete Speriamo di no, speriamo inquadrato di no. e che state ascoltando, speriamo di no, assolutamente. Quello che vedete inquadrato e state ascoltando, ovviamente, è il maestro Marco Maracci. Olè! Ole! Buenas Hola! tardes! E ringraziamo l'orchestra della Loving Symphony, che sta qui al Papino di Formello da cui stiamo trasmettendo. Ringraziamo tutte voi e tutti voi che avete partecipato, che state partecipando a questo evento, e ringraziamo questa voce che è un portento. Ti è, beccate questa. E diamo il benvenuto a Marco Giandomenico. E là là, ole! Guardami che passo, sembro un coso, come si chiama quello, un cornuto. No, il torero. No, il toro, volevo dire il toro, ecco, buonasera. Benvenuti, buonasera, benvenuti qui dal nostro Papino di Formello. Questo giovedì grasso, come vedete, noi ci siamo travestiti. Io mi sono travestito da attore e presentatore e lui da musicista e direttore della Loving Symphony Orchestra. Quindi pensate che insomma, ci siamo proprio. Lì dice una cosa tremenda, intanto, nel frattempo. Non so se l'ha visto, perché abbiamo lo schermo che ci dà delle notizie, intanto, però ci dice che il pubblico è dei uomini 35-44 anni, 26%. Maestro, proprio il pubblico che piace a noi. Dai, Bravo, esatto. Vabbè, grazie che ci state ad ascoltare. Uomini tra i 35 e i 44 anni. Poi 11 anni di range, non l'ho capito così. Vabbè, è Facebook, è Zuckerberg. Tra l'altro noi poi staremo su. Com'era la cosa di prima? Ora, volevamo dirvi, scusate, ci siamo persi per questa cavolata e vi scusiamo. Volevamo salutare appunto del Pabino il nostro Gino che ci dà ospita, grazie mille, l'ospitalità tutte le volte. Volevamo salutare i nostri tecnici, ovvero Claudio all'audio e Ruggero al video. E poi volevamo ringraziare chi è venuto qui al Pabino, anche mantenendo il distanziamento, ricordiamo uno ogni metro quadro, divisorio, tutti tamponati, così come la Loving Symphony Orchestra, così come Marco Maracci, ma soprattutto come Samantha, Deborah, Tatiana e Rebecca, che ringrazieremo mai abbastanza, ovvero la nostra redazione. Ma cominciamo con le notizie, insomma, dalla scorsa settimana. Qua è tutto un carnevale, tutto un ridere ridere. Ma quali notizie? No, prima delle notizie volevo dire una cosa, scusate, fare un appello. Proprio oggi che è giovedì grasso, volevo fare questo appello. Martedì grasso, cioè tra pochi giorni, al giorno prima dell'inizio della quaresima, martedì prossimo 21, come si diceva una volta, ovvero 2 giorni dopo il 14, cioè il 16, ecco, mo ho fatto il conto, e ci vorremmo fare questo esperimento. Quindi chi gli va di stare con noi, saremo graditi, ovviamente è obbligatorio mascherarsi, in diretta su Zoom, quindi ci potremo vedere, ci si potrà vedere, ovviamente l'evento è sempre gratuito e durerà a quanto ci piace a noi, perché a quel punto possiamo divertirci come se fosse un locale, nel senso col pubblico che ascolta chi sta lì, però nel frattempo si può interagire non in una fredda chat, ma proprio vis-à-vis, se non virtuale, il vis-à-visista. Oh, e dovevamo dire poi le notizie. Allora, le notizie, intanto questa mi pare notizione per martedì. La notizia è uscito il trailer della nuova serie Sky sulla Perché vita. il pubblico sicuramente saranno Loro tutti ci staranno. Quel giorno probabilmente potremo girare, perché per problemi di privacy noi non possiamo inquadrare il pubblico, ovviamente. Purtroppo la Loving Symphony Orchestra è lì, quindi non possiamo girare l'inquadratura. Ma insomma, quel giorno, essendo su Zoom in privato, forse potremo girare, vedrete poi il pubblico che è presente, tamponato con i divisori. No, noi non ci lamentiamo come ha fatto Amadeus. Abbiamo preso le nostre contromisure anti-Covid. Questo è un set Covid-free. Per fortuna, insomma, siamo stati sempre attenti. E stavamo dicendo notizie, è uscita la serie, il trailer della serie Sky, speravo di morire prima, ovvero gli ultimi anni della carriera del grande giocatore, del grande capitano, come veniva chiamato, Francesco Totti, capitano della Roma. E speravo di morire prima, che è il titolo di questa serie, una volta che hai visto il trailer e pure il commento. È bellissima, è una cosa fantastica. Tra l'altro, sono rimasto stupito che Gianmarco Tognazzi è Spalletti. Io all'inizio non avevo capito chi era l'attore che faceva Spalletti.
Solo che le somiglianze, insomma, non lo so, sono bravissimi, vedetela perché è fatta benissimo, proprio da questo si capisce, io Tognazzi non l'ho riconosciuto, sembrava per davvero quel pezzo di quel fio di quello, vabbè, mo non mi ricordo il nome, insomma, dicevo di Gianmarco Tognazzi invece, che sembrava proprio Spalletti, ecco, e invece no, era Gianmarco Tognazzi, quindi vi invito a guardarla perché poi capirete il perché del commento, e questa è la prima notizia del nostro treno di notizie. La seconda notizia invece era più riferita a questo nuovo vaccino AstraZeneca. Senti che bel nome, AstraZeneca, ti piace, maestro? AstraZeneca, sembra uno dei personaggi... E invece no, non piace ai medici italiani che non vogliono usarlo per vaccinare, si fidano più del vaccino Pfizer, le dice Pfizer, vi dice qualcosa Pfizer? Ecco, esattamente, perché come sempre quando prendi un prodotto Pfizer loro ti danno in omaggio, a differenza di AstraZeneca, la caramellina, e quindi i medici, si sa, sono gli otti di caramelline blu, quelle blu al succo de buffo, insomma, e che dà la Pfizer, e quindi loro preferiscono quella a quell'altra, e quindi niente, tocca fare quello Pfizer, così saremo tutti più duri contro il virus. Poi la terza notizia della serata, che è da poco proprio è terminata la votazione sulla piattaforma Rousseau degli iscritti al Movimento 5 Stelle, e 75.000 circa, il 59,7%, circa il 60% dei profili digitali della piattaforma Rousseau, che sono 75.000 quelli che hanno espresso il voto, questi profili digitali, hanno detto di sì a dare sostegno appunto al premier incaricato Draghi, che quindi sarà probabilmente il prossimo premier. Dice, qual è la battuta? Non c'è, è già fatta la battuta. 75.000 profili digitali sono stati quelli che hanno deciso le alleanze di governo. E no, noi ricordiamo che c'è stata una guerra di liberazione per la dittatura, e invece adesso è la nuova democrazia, la democrazia digitale. Bravo maestro, la democrazia digitale. Ma noi lo facciamo per ridere, noi non siamo né giornalisti né niente, al massimo giornalai, quindi lo facciamo proprio per ridere, per scherzare di noi, soprattutto che siamo noi, insomma. E poi insomma, in bocca al lupo alla nuova maggioranza e al governo per farci seri. Però queste erano le battute. Perché ci facciamo seri? Perché le notizie da quest'oggi non le diciamo solo noi, vero maestro? Abbiamo un nuovo acquisto, una cosa veramente, un fiore all'occhiello. Infatti questa sera ho messo una rosa in ricordo proprio di questo evento, ovvero dell'inizio della collaborazione con il direttore Enrico Mentana, con il suo TGM, proprio TG Mentana. Proprio... Bravi, bravi, complimenti, perché inizia da noi questa nuova rubrica, il TGM, ovvero i titoli del telegiornale di domani sera, ce li dà in esclusiva a noi questa sera e li possiamo ascoltare, quindi direi di accomodarci e approfittare di questa nuova collaborazione con il direttore Mentana, a cui diamo la linea. Direttore, prego, coi titoli, grazie! Momento, tempo giusto di collegarsi, eccoci. La manovra arriva lunedì da Kiev. È certo che sarà trovata una posizione comune col Movimento 5 Stelle in Argentina a suo tempo, e sarà affidata alle Poste. Si sbilancia invece Salvini dicendo come reperire dei decimali nei conti pubblici. Non è scritto nei 10 comandamenti, chiaro. Il procuratore di Arezzo, che la Procura di Roma sta per iscrivere nel registro degli indagati, ha preferito rinviare a tempi migliori l'incontro con Putin. Meno che male, indaga, ma non parla dei decimali, mentre meno si male, introduceva nella sua azienda per un furto nei 10 comandamenti. Ah, nessuno no, non si fa, non sviluppo si fa. Nelle indagini, chiaro. Il procuratore di Bruxelles è a favore di provvedimenti dei servizi segreti egiziani in tempi stretti. Sono cazzi. Ha detto bene il direttore, grazie mille, veramente noi siamo felicissimi di aver avuto in esclusiva il titolo, insomma le notizie, grazie mille al direttore. Noi adesso vorremmo fare un brano, speriamo, insomma, un brano della storia della musica. Quel coso da dove esce fuori? Quello non c'era, quello non c'era, è lui, sta suonando.
Sì. Sì. Ah, salve. Pensa. Sì. Ale, è il regista. Ci abbiamo un regista video stasera. Non ma so. Dai? Sì. Ale, regista del... Ah, di Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Sì. Hanno riconosciuto? L'hanno riconosciuto, l'hanno riconosciuto. Sì, salve. No, no, ma noi non sapevamo proprio che c'era una regia video. Sì. E... Sì, no, salve, sì, sì, sì. No, poi... Sì, no, il pubblico l'ha riconosciuta e ha visto il film. Sì, Eternal Sunshine of the Spot. Noi l'abbiamo tradotto in un altro titolo. In italiano? Si chiama... No, non si chiama L'Eterno Splendore di una Mente... No, non si chiama. No. Si chiama la... Se mi lasci ti cancello. Sì. Lo so, non l'ho tradotto io, non dire che alza la voce. Sì. No, nemmeno il maestro, per sicuro, non c'entriamo niente. Va bene. No, ma siamo finiti. Guardi, una cosa sola, se posso chiederle... Ma da dove chiama? Ah, è wireless, ah, ok, perfetto. No, se posso chiedere di cambiare la suoneria del citofono, che... Come quale citofono? Guarda come mi chiama. Ah, lei sta parlando liberamente. Vabbè, vediamo che succede. La ringrazio, no, veramente, grazie. Non sapevamo. Ci vediamo alla prossima puntata, quindi. Allora, ringrazio a me. Ah, non c'è alla prossima puntata, non c'è, non ha, dice che non c'è lui. Vabbè, almeno ci vediamo dopo, cioè, la cena post diretta. Ah, va via, scappa, torna giustamente, va in Canada. Vabbè, niente. La ringraziamo, grazie mille, complimenti ancora per il film, complimenti, grazie. Arrivederci. Il citofono wireless sul wifi, questo non lo sapevo, di questi grandi registi di Hollywood che portano queste novità. Ah, piaciute le signore, eh? Piaciuto. Una cosa sola, poi che vi è piaciuto di più, il momento in cui, diciamo, più romantico o il momento più erotico, più passione? Più passione. Proprio tutto pubblico femminile stasera. Oh. No, ah, sono... non avevo visto, pure i maschietti. Anche i uomini. Maschietti. Sono anche i bimbi giù. Sono i bambini, veramente? Dove? Ehi! Oh. Ma fino laggiù è tutto bambino? Fino laggiù è tutto bambino. È tutto bambino. Allora. Tra l'altro abbiamo un nuovo sistema wireless per tutto il bambino, sì, che evita, appunto, che ci sono i bimbi, che ci siano delle incomprensioni o delle parolacce che vengano dette. Ah, c'è un filtro anti male parole. C'è un filtro anti male parole. Beh, ma questa è una novità fantastica. Cioè, per provare, maestro, per provare. Si può tranquillamente provare. Certo, non bisogna, magari non stresserei troppo. Ma... No, no, però per provare. Io adesso, se io adesso, per esempio, dovessi dire: porca. Ecco. Funziona, però. È funzionato. Ci riproviamo. Perché a me è andata via comunque la voce. È successo. L'avevamo detto, ci sono dei problemi tecnici, purtroppo, ci riproviamo. Ma porca funziona. Però adesso, visto che funziona, volevo fare una prova, cioè se posso metterlo un po' alla prova, che io provaci. Scusate, purtroppo ci proviamo adesso, vediamo un attimo. Ma mannaggia quella gran di quella gran che quando t'acchiappo che poi dopo nonno, eccolo, funziona, complimenti, quindi invitiamo tutti chi a casa ha dei figli ad aver installato sul proprio telefonino il filtro anti male parole, perché vi salva da brutte figure anche quando siete in viva voce, che adesso voi non ve ne accorgete, ma quando mettete la viva voce nell'impianto della macchina ve si sente fino a quattro isolati, come dicono nei film americani, ma io non ho mai capito che sono sti quattro, due isolati, tre isolati. Io ho sempre pensato a delle persone... Tutte persone sole. Io ho pensato sempre a persone sole, che sta uno di qua, uno di là. Dice, tu li conti, al quarto isolato giri a destra. Perché se voi vedete New York, camminano tutti insieme, però qualcuno c'ha la... Se sono assittati tutti quanti, però io... Sono assittati tutti quanti. No, li potete tranquilli, ci fa piacere. Allora, ma noi adesso no, aspetta, perché noi dobbiamo fare, se sono azzettati, perché è il momento giusto, dovevamo fare la canzone, sono due che ci stiamo a provare, dovevamo fare appunto un brano, voi sapete io non sono un cantante, quindi vi chiedo un po' di pazienza, insomma, di cortesia, diciamo, ovvero di capire laddove non sbagliamo, insomma, noi stiamo facendo veramente, ci stiamo scontrando con un mostro sacro della musica mondiale, e quindi vi chiediamo eventualmente di chiudere un occhio. Noi speriamo di trasmettere quantomeno le emozioni che questo brano c'è sempre, a tutti quando lo ascoltiamo, c'è sempre uno di quegli eterni come
vogliamo dire il titolo? Ma io direi lasciamo perdere. Esatto, tanto dalle prime note, esatto, dalle prime note capirete assolutamente del capolavoro. E vi chiedo scusa che se insomma non lo canterò a dovere, anche se devo dire in prova, queste cose non si dicono mai prima di una diretta, però insomma in prova ci siamo riusciti, grazie soprattutto al maestro Adelfonso Gombar, che è il nostro vocal coach, che è stato anche vocal coach alla prima edizione di X Vocal Factor, quindi insomma, un grandissimo maestro conosciuto e popolare, e noi ringraziamo perché è riuscito a far conoscere di più ancora la mia voce e spero di trasmettere appunto le giuste sensazioni. Io passo l'altro microfono giusto per darmi un tono, grazie maestro. Sei pronto? Buonasera e benvenuti a Radio Vaticana, la posta del cuore, nel nome del Cristo e nel nome dei Padre, Figli e Spiriti Santi. Vediamo chi è in diretta con noi. Buonasera Santità, buonasera, sono Riccardo. Buonasera Riccardo, benvenuto in diretta. Guardi Santità, volevo fare una domanda. Io l'altra sera sono uscito con la pischella molto sghicia che mi piace, e siccome mi piace proprio tanto gli ho dato un bacio a fine serata e sono sconfinato pure nelle zone quelle diciamo proibite. Vabbè, parla direttamente Cesare Pampini. Oh, mi scusi Santità, non volevo, e insomma niente, io lo sapevo, se avevo fatto peccato, se dovevo dire Pater Nostra, Ave Gloria e Ave Maria, cose così insomma. Ma la domanda è nasce dal cuore, tu ami questa ragazza signorina? Certo, Santità. E allora Cristo ti perdona. Andiamo con la prossima telefonata. I nostri Grazie. No, veramente, veramente. Grazie mille, grazie. Grazie. Io... per fortuna che abbiamo fatto a fare la live. No, ma poi non. No, meno male che registra, meno male che registra. Io ho interrotto. Io no. Grazie. Grazie, veramente. Grazie, grazie anche a voi. So che state applaudendo perché l'emozione è ovviamente tanta. E grazie. Grazie. Come andare avanti? No, non lo so. Scusate, mi riprendo un attimo, giusto magari un sorso d'acqua. Che dirvi, è stata un'esperienza che non pensavo di poter fare. Vado a bere un goccio d'acqua. Veramente, fortunatamente non siamo stati interrotti. Ancora? È acqua. Ah, ok. È acqua. No, Con la cannuccia. Un discorso che avevamo chiuso. Sì, sì, no, ma io poi basta. Questo è l'ultimo sorso. Sì. Poi io passata la sete, passata. È andata. Allora, dicevamo appunto di questo. Beh, sono ancora emozionato. Noi adesso un'altra novità che partirà dalla prossima. Come si dice, dal prossimo evento che faremo dopo quello di Zoom, che vi ricordo martedì grasso, chi vuole partecipare ci manda una mail qui sulla pagina che mi metto stasera e noi vi daremo la password per accedere alla stanza di Zoom, scritto Zoom, per chi vuole installi l'applicazione, possiamo insomma essere veramente in tanti volendo, quindi è gratis, non vi chiediamo niente, non è che vi solo niente, cioè, tanto state a casa, state col telefonino dove volete, ecco, non al bagno perché vi vedono tutti, so quelle cose che poi vanno sui siti, tipo su Repubblica, avvocato fa sesso, successo, non mi ricordo dove, è successo in Sud America, questo stava collegato, si era scordato che doveva collegarsi, ha lasciato il computer acceso e nudo proprio, tipo YouPorn proprio, quella stessa inquadratura. Nessuno gli ha fatto uno squillo. No, ci hanno provato, però è andata così. Poi si sa che le persone registrano e quindi è andato sul web. Questo che fa. Comunque, complimenti all'avvocato. No? Non pensavo che l'avvocato potesse. Comunque, dicevo, un'altra rubrica che partirà la settimana prossima è la cultura. Il prossimo evento, scusate, dopo martedì. È la cultura. La cultura che è stata appoggiata in piano. Questa è la rubrica della poesia del secolo scorso. Solitamente noi scegliamo le poesie del secolo scorso, il finale, proprio quando si è formata la nostra nazione, il finale dello scorso secolo. L'identità proprio. Esatto, si è formata l'identità. C'era anche il canto risorgimentale, no? L'italiano. È famosissimo. Io sono un italiano, esatto.
del Risorgimento, cioè i nostri patrioti, e noi invece questa sera abbiamo scelto una poesia che parla appunto dei moti carbonari, dell'essere spie, del stare attento, di muoversi, del muoversi con circospezione. Ah, quello sì, esatto. il tema principale è proprio la circospezione, il fare attenzione, non fare attenzione, rumore, non farsi sentire. Essere se stessi. Esatto, sì. Questo qui. Quindi adesso ringrazio la Loving Symphony Orchestra, se servirà. Sì, comunque. Per un po' di silenzio. Ah sì, se cortesemente, giusto questo argomento della cultura, che è stato tra l'altro scelto da Alberto Angela. Alberto Angela, questo io mo lo dico così sottovoce, però non dico che collaborerà con noi, perché insomma, se no sembra come ricomintà, però ci manderà delle vabbè, non posso svelare in realtà, perché non posso svelare, però insomma, ci sarà una specie di non lo svelare, lo hai svelato, ma non lo vabbè, insomma, voi sapete che questa è una rubrica che piace molto a Alberto Angela, e fine, ho detto tutto. Maestro, non so se per fare, lei che dice se mi metto gli occhiali per fare la poesia, perché capito, fare quella cosa, beh, è roba proprio dell'altro secolo, capito. Non so se, come vengo in video così, vediamo un po' come vengo in video così. Dai, già qua di essere il reverbero dell'immagine. Il delay, vabbè. Non lo sapevo, ecco, vediamo un po' come vengo. Comunque è carina sta cosa, che la diretta ci abbiamo il riscontro, vediamo un po' se sembro più serio o più scemo, vero? È più scemo? No, va bene, ci può. Va bene, ci può. Vabbè, io faccio un attimo, scusate, vediamo così. Allora, la poesia... la poesia parla appunto di spionaggio, di moti carbonari, quindi di fare attenzione e di muoversi con circospezione. Respiri piano, senza far rumore. Ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara, come un'alba. Sei fresca. L'aria. Diventi rossa se qualcuno ti guarda. Sei fantastica quando sei assorta nei tuoi pensieri, nei tuoi problemi. Ti vesti svogliatamente. Non metti mai niente che possa attirare attenzione, un particolare, per farti guardare. E con la faccia pulita cammini per strada mangiando una mela. Libri di scuola, ti piace studiare, ma non te ne devi vergognare. E quando guardi con quegli occhi grandi, forse un po' troppo sinceri, sì, si vede quello che pensi, quello che sogni, e qualche volta fai pensieri strani. Una mano ti sfiori, e tu, sola, dentro una stanza, e tutto il mondo fuori. Bellissimo questo applauso, il nostro pubblico sa che quando è il momento della cultura bisogna fare un applauso, perché non bisogna disturbare la cultura, di solito si fa dal dormiveglia. Infatti pure la luce forse nostra è troppo alta, la prossima volta dobbiamo... Troppo, quindi ci vuole l'applauso... Come lo fanno loro, perfetto. Sì, parlo anche più. Sì, questa è una cultura. Quella è una cultura magari che non ha attecchito, diciamo, una cultura un po' antica, troppo antica. Invece questa qua va bene. Ora noi volevamo. E noi così vogliamo fare degli omaggi. Quindi passiamo dalla poesia al canto, il bel canto, sempre. Di qualche tempo fa, esatto, di qualche tempo fa. Esatto, ovvio. Esatto. Io devo andare, scusate, ma sono vigili quelli. No, scusate, quella è la macchina. No, ma tranquilli, no. Infatti, lasciate lì. Per grazie. No, non sapevo se. Ma a quest'ora vengono i vigili. Lo sa, perché sanno che c'è già. Comunque, sapete, che vedono la macchina qui, dice questa alle 10, che sta a fare qui. Capito. Dai, sbrighiamoci così. Allora, loro volevano fare un omaggio a un canto del secolo scorso, sempre del secolo scorso. Bellissimo. Il maestro tanto può iniziare, non può iniziare, giustamente il maestro, devo cambiare microfono, quello sì, quindi vediamo se è acceso, spegniamo quest'altro, se no innesca che cosa direte voi, il fastidioso effetto Larsen, che è quello che lo fa, ecco, è uguale, non mi era venuto bene, aveva innescato. Allora,
e volevamo dire che facciamo questo omaggio, vabbè, niente, facciamo questo omaggio. Quello è il contrabbassista. Sai, penso che non sia stato inutile stare insieme a te. Canzone d'altri tempi, è bellissima. Ok, te ne vai, decisione discutibile, ma sì, lo so, lo sai. Questa volta abbassi gli occhi e dici, noi resteremo sempre buoni amici. Ma quali buoni amici maledetti, io un amico lo perdono, mentre te ti amo. Quel sorriso che una volta mi ha portato in paradiso, c'è una cosa che io non t'ho detto mai, i miei problemi senza te si chiamano guai. Ed è per questo che mi vedi fare il duro in mezzo al mondo per sentirmi più sicuro. E se davvero non vuoi dirmi che ho sbagliato, ricorda, a volte un uomo va anche perdonato. E invece tu non mi lasci via d'uscita, e te ne vai con la mia storia tra le dita. E te ne vai con la mia storia tra le dita. Te ne vai con la mia storia tra le... dita. E questo era un omaggio, in sua punta, alle canzoni del secolo scorso. Spero vi piaccia, spero vi faccia divertire l'orchestra, appunto. Dei grandi classici cantati nella loro versione originale, così come erano stati pensati. Pensati in questo modo, poi sono stati resi... Va bene, io lo possiamo svelare. Noi siamo in un mercatino dell'usato qui vicino, tra Viterbo e Vetralla, abbiamo trovato un cassone, un vecchio cassone, che conteneva degli spartiti originali, proprio firmati. Quasi tutti del maestro Fragna, tra l'altro. Erano, tante cassonate. Sì, pure questa non è una battuta mia, però è bellissima. Quindi la è farò. Bellissima. Erano tutti pezzi di Fragna. Era dentro il cassone, tutti i pezzi di Fragna. Gratis. Gratis, tra l'altro. Cioè, non dovevamo fare cose strane, yacht, vacanze. No, lì. E noi li suoneremo di volta in volta. Queste sono tutti le versioni originali dei grandi classici del passato. Esatto. Quindi rimanete con noi se volete sapere altre rivisitazioni, insomma, gli altri originali. Cosa dire oltre? Ricordiamo l'appuntamento martedì 16 di febbraio con chi vuole, tanto domani faremo post, eventi e cose varie. A proposito, se siete fan della pagina, cliccate su ricevi notifiche, così riceverete le notifiche. Scusate, mi è successa una cosa sgradevole. Riceverete le notifiche, appunto, per tutti gli eventi che faremo, sia quelli in diretta, sia quelli non in diretta, sia quelli in differiretta. Se volete scoprire cos'è la differiretta, mettete la campanellina, appunto, e partecipate agli eventi. Martedì 16, come vi dicevamo, faremo un evento su Zoom dove potremo vederci, eppure mi hai rotto lì, capito? Me lo potete dire, nel senso, noi vi potremo ascoltare. Ci sarà una cosa particolare. Zoom è un'applicazione scritto Zoom, la trovate sia su Google Play che su Apple Store, è gratis, l'evento è gratis, quindi sarete semplicemente ospiti veramente nostri. E detto ciò, mi pare che abbiamo detto tutto, insomma. E allora niente, vi auguriamo una felice serata, una buona sera, e stasera siamo stati anche abbastanza rapidi, maestro. So, se visto, siamo stati concisi, siamo abbastanza concisi. Perché la produzione ha detto non dobbiamo troppo, sennò poi... Siete sui social, non è in TV, state calmi, che vi pensate? Che cosa antica? Madonna mia. Vabbè, allora, allora salutiamo con la sigla, maestro. Che dice? Andiamo con la sigla, vediamo una felice notte di sognare. Ricordiamo di mantenere le distanze e di non... fare cose, insomma, mantenere le distanze. Dai, che sono tra le 9:40, poi... Vai, saldo qui. Buonasera. Signorina, buonasera, come bello distanziandoci sognare, mentre il cielo sembra dire buonasera, un DPCM sul Mediterraneo a par.
ogni giorno ci incontriamo distanziando. E infatti questo qua un metro me par. Quante cose abbiamo detto sospirando in quell'angolo più bello del mondo. Quante volte ho sussurrato amore o t'amo. Buonasera, mascherina, kiss me goodnight. Buonasera, mascherina, kiss me goodnight. Buonasera, mascherina, kiss me goodnight. Yeah. Ci vuole quel suo tempo. Io dicevo, vi do appuntamento alla prossima settimana. Ringrazio di essere stati con noi, ringrazio la Loving Symphony Orchestra, ringrazio Gino e il suo bambino, ringrazio tutti voi presenti, ringrazio Ruggero alla ripresa video e Claudio alla ripresa audio, ringrazio ovviamente Samantha, Tatiana, Rebecca, soprattutto Rebecca e Tatiana, e scusate Samantha che avevo già detto, e Debora, ecco chi mi mancava, e ringrazio il maestro Marco Maracci. Da Marco Giandomenico è tutto. E oh, ma lo sai chi volevano chiamare una volta al posto mio? Chi? Volevano chiamare Lino Guanciale. Chi? Lino Guanciale, quello con quel ciuffo, guarda, ma non è quello della pasta, è un altro, vabbè.